sono, ve le ricordate? Sono quelle fanciulle che a un certo momento si sono messe a cantare praticamente in chiesa e sono state arrestate, quindi dagli Stati Uniti è arrivata una protesta perché, come mai, semplicemente perché vanno contro il regime. Queste sono state praticamente finanziate da Democracy Now, che è una di queste agenzie che si occupa di fare questo lavoro. Quindi loro, come quelle altre che si tirano giù il coltello, sono tutte finanziate da questi gruppi, da queste agenzie. Ed è questa la cosa incredibile, perché tutto serve, qualsiasi piccolo particolare serve per screditare l'altro. Quindi le Pussy Riot erano a un certo punto la spina nel fianco di Putin, che a un certo momento le ha liberate per togliersele dai piedi a un certo momento. Ma erano assolutamente finanziate da un'agenzia americana. Questo è indubitabile. Ma come questo, molte altre. Io mi ricordo che nel corso delle mie esperienze in Jugoslavia, tutti erano stranamente pro gli altri. Da Helsinki Watch, non so, anche la Croce Rossa internazionale dava agli uni e non dava agli altri. Era una cosa abbastanza curiosa tutto questo. Si vale, non se lo ricordo. Si misero nudi addirittura su un altare della chiesa ortodossa russa. Poi presero un pollo e simularono la penetrazione della vagina con il pollo. Ora voi capite benissimo che Putin, che giustamente interpretava non solo un senso comune, ma anche rispetto per la Chiesa Ortodossa russa, cosa doveva fare? È stato descritto come repressore, antifemminista, eccetera. Tutto rientrava in questa campagna, dove un po' tutti ci siamo cascati, finché non abbiamo scoperto l'altra faccia della medaglia. Ecco. Di queste cose ce ne sono parecchie e ve le spiega con una lucidità e con una rabbia incredibile. Secondo me è un libro eccellente e ci spiega veramente cosa noi abbiamo a volte subito e cosa potremmo ancora subire o trovarci in mezzo a situazioni assurde. Perché io non so quanto Trump sarà libero dal MIG, non so quanto Trump sarà veramente l'uomo della pancia dell'America nascosta. Temo vivamente che le cose continueranno, per cui leggendo questo libro perlomeno saprete cosa ci possiamo aspettare.